drei cose noch zu verbinden? In Germania, nel 1933, dopo la presa del potere di Hitler, un decreto promuove un ampio programma di infrastrutturazione stradale del territorio, quello che diverrà la celebre rete delle Autobahnen, affidandone il coordinamento a Fritz Dott, posto in seguito a capo dell'omonima organizzazione che si occuperà di reclutamento per il lavoro coatto in tutta Europa. Sponsor del filmato è l'industria automobilistica Opel, della corporation americana General Motors. Nel 1938, a completamento del programma autostradale, sulla base dei prototipi commissionati a Ferdinand Porsche, lo Stato lancia la Volkswagen, auto economica destinata al consumo di massa. In Italia, sotto il controllo dell'Opera Nazionale Combattenti, nell'ambito delle politiche nazionali di bonifica integrale varate nel 24, si procede già dal 1927 alla bonifica delle paludi pontine e alla fondazione ex novo delle città di Littoria, oggi Latina, Aprilia, Pomezia, Pontinia, Sabaudia. La bonifica e la colonizzazione dell'agro pontino sono il primo esempio di pianificazione territoriale realizzato in Italia negli anni 30. Though the average income of New York's 3 million workers is $25 a week, more than 1,200,000 men, women and children dependent either wholly or in part upon charity or relief live in the city's slums or near slums. Negli Stati Uniti, la produzione documentaria da parte di agenzie federali come la Tennessee Valley Authority va ad aggiungersi ai cinegiornali privati, che fanno capo alle grandi case cinematografiche o a testate giornalistiche, come dal 1935 il celebre March of Time. Questi cinegiornali, in seguito passati alla televisione, non trattano solo cronache mondane, ma entrano direttamente nel vivo dei problemi del periodo, della depressione e della guerra. Nel 1939, dopo il successo del documentario The River di Per Lorenz, che nel 1937 batte per un soffio al Festival di Venezia, l'Olimpia di Riefenstahl, l'amministrazione federale decide di coordinare le varie iniziative pubbliche con la costituzione del US Film Service, agenzia statale per il cinema documentario. Il film di Lorenz, il cui unico protagonista è il Mississippi, racconta il fiume in modo del tutto differente da quanto facciano nello stesso periodo i documentari ufficiali sulla vallata del Tennessee. Questi documentari, tuttavia, hanno il merito di tentare di comunicare al grande pubblico le caratteristiche emergenti di una regione complessa, i motivi ed i contenuti di un grande piano territoriale e le realizzazioni in cui si traduce l'investimento pubblico. He believes that these objectives, when realized, will not only bring about the economic and social well-being of the people living in the valley, but also point the way for similar advances throughout the rest of the country. Two rivers join to form the Tennessee, the Holston and the French Broad. Here's where they meet, just above Knoxville, Tennessee. From this point, it is 652 miles to Paducah, Kentucky, where the Tennessee flows into the Ohio.
A number of major tributaries helped to drain the 40,600 square miles of the Tennessee watershed, a basin which includes parts of seven states. There's a rainfall here ranging from 50 to 80 inches a year. These rivers and a myriad of smaller streams tap a richly diversified area. The Tennessee Valley is a fair cross-section of our country. Some problems of other regions are absent here. Others are more acute than elsewhere. But in the main, the problems of the valley are the problems of America. And here comes the outline of the Tennessee Valley, the area in which President Roosevelt asked Congress to establish a demonstration in national planning. Spettacolarizzazione dei lavori pubblici, almeno in Italia, prosegue tuttavia anche oltre i tempi della crisi, fino all'intero periodo delle ostilità. I lavori, invece, con la guerra si fermeranno e resteranno incompiuti, come nel caso dell'Euro, complesso monumentale progettato nel 1937 dagli architetti piacentini, Pagano, Piccinato, Rossi e Vietti per l'esposizione universale prevista a Roma nel 1942. L'Euro ha esercitato tuttavia un fascino particolare proprio sul cinema. Si è parlato di metafisica dell'Euro. Luogo che, per usare le parole di Federico Fellini, c'è e non c'è, location dotata naturalmente di una leggerezza estraniante.